Ciao ragazzi, io sono Fablinker e oggi siamo qua con Zevil Within 2 per un nuovo episodio. Allora, io sono qua davanti alla casa, ho affrontato diverse creature mostruose a dire poco. Pensavo ci fosse stato un bug nel gioco. In realtà ho capito solamente dopo che dovevo sparare il dardo elettrico contro questo coso qui. Appunto, ma se io non ci guardavo, non lo sapevo, come facevo a saperlo, non lo so. Però va bene così. Insomma, importante è essere arrivati, che già è una bella cosa. Ma che ca... Aiuto! Bello. Ah, santo Dio. Ok. Arrivo. Arrivo. Forse, se riesco. Qua c'è qualcosa? No, non c'è niente. Non è qua sopra, no. Ok. Mi sa che era il fantasma. Non vorrei dire una cavolata, ma mi sa che era lei, proprio lei, la simpaticona. Ok, siamo dentro, al Forse è ora di rifugio. aggiornare Kidman. Kidman, mi senti? Forte e chiaro, ci sono aggiornamenti. La buona notizia è che ho localizzato O'Neill e che mi ha spiegato come trovare Lily. Quella cattiva è che Union sta letteralmente andando in pezzi ed è popolata per lo più da mostri e cadaveri. Sai quello psicopatico di cui ti parlavo? Quello con i poteri che non dovrebbe avere? Ha rapito Lily. Sto per entrare nel midollo, del quale hai tralasciato di informarmi, per raggiungerlo. Non c'è stato tempo per un briefing prima di farti entrare, ma non credevo che le cose andassero così male. È esattamente come al Beacon. Anzi, peggio. Mia figlia non era intrappolata nel Beacon. Ok, calmati. Forse posso aiutarti. Puoi dirmi qualcosa su questa persona? Maschio, sul 1,80 m, capelli neri. Si credeva una specie d'artista. Non è molto. Già, non dirlo a me. Vado al municipio. Ci sentiamo più tardi. Ok. Da salvare, se no c'è qui per andare al municipio direttamente. Tazza di caffè. Prendiamolo il caffè, prendiamolo, magari può aiutarci. Non so se ho perso un po' di vita, non mi ricordo, quindi male non fa. Rilassiamoci un attimo con un po' di caffeina. Bene, vita ripristinata, sicuro, sicuro. Poi qua c'è altro da prendere su. Ma che ca... Ah, mi sono preso un colpo, raga. Allora, rapporto numero 00122, reclute, reclutamento e centri MU. Il numero di candidature ricevute attraverso i centri MU ha superato quello del fronte test medici. La registrazione dei centri MU come istituzioni religiose esentasse ha aumentato i guadagni che abbiamo usato per espanderci e permettere l'afflusso di nuove reclute. L'uso della programmazione neurolinguistica del signor Wallace crea reclute ben più malleabili psicologicamente dei candidati precedenti. Le reclute dei precedenti MU sono inoltre disposte a interrompere volontariamente i legami familiari, alleviando la pressione sugli agenti Mobius che lavorano nelle forze dell'ordine. Niente più odiosi rapporti di persone scomparse da registrare. Raccomando che il reclutamento attraverso i centri MU diventi il nuovo standard per tutti i cittadini. Si è arrivato un enorme successo, ecco. In poche parole, quindi enorme successo. Parola d'ordine. Ok. Poi c'è, vabbè, tutte queste cose qui, interessantissime. Io non ci andrei sinceramente là, perché non è che abbia tanto... Dov'è che è segnato il medikit che abbiamo?
Cioè, medikit, il gel verde? No, è ben poco. Non ha senso andarci ora. Andrei direttamente. Dardi fumogeno. Interessante questo. Molto interessante. Ah, questo non l'avevo aperto. Me lo sono scordato. Vabbè, non c'è niente. Cioè, non è che mi fossi scordato così tanto, ecco, diciamo. Comunque qui è successo un casino, secondo me. Chiodi. Va bene. Andiamo. Deve essere il computer di cui parlava O'Neill. Proviamo con la password. Caricamento. Sono belli questi caricamenti. Mi piacciono un botto. Anche se non capisco perché ogni volta che mi carica poi devo tipo digitare al computer per arrivare ufficialmente. Una cosa che non capisco perché non ha molto senso. Comunque siamo a midollo. Siamo arrivati. Siamo giunti a destinazione. Bene così. Qua c'è altro. None. Ok. Beh, direi che possiamo andare avanti. Cerca l'uscita B2. Per me quello è ancora vivo, eh. Ci scommetto quanto volete. Sicuro che non è morto. Mi ci gioco tutto, mi ci gioco. Pur la vita. Ecco, sto posto è poco rassicurante. Per dire. Chi è? Ma povera da sparo. Può servirci, può servirci. Ma non è fondamentale. Cos'è? Lì progettavano nuove parti di Union. Email, crescita di Union. A tutti gli interessati da agente Wright. Vabbè. Con il successo dei centri di reclutamento Mu, la crescita di Union ha superato ogni aspettativa. La produzione dell'unità Steam è aumentata. L'espansione di Union è stata pianificata ed è in attesa del rendering finale. Dato l'incremento della popolazione, le dimensioni della mappa di Union devono aumentare del 50%, oltre a nuove aree residenziali. Verranno aggiunte un'area agricola ed industriale, profili posti di lavoro e nuovi cittadini. Qui stavano espandendo la città, cioè avevano il piano per espanderla. Non so se l'hanno espansa veramente. Espansa. Però non so se si possa dire sinceramente. Al massimo mi sto inventando un nuovo termine per dire questa cosa. Oppure espanduta. Che è? Ah, la famosa polvere di sparo. Da sparo. Qui non c'è nulla. Tanti auguri. Andiamo qua dentro a questi cunicoli. Che qua non c'è nulla. Bene. Cos'è? Dove siamo? Ah, dall'altra parte dove c'è il tizio. Allora, mo' che abbiamo capito come si fa con questi cosi, possiamo farlo. Anche se non so a cosa possa servire, Sì, sinceramente. anche qui è successo Ah, a qualcosa. indagare, ok. Sì, però di concreto abbiamo fatto ben poco. I rumori non sono promettenti per nulla al mondo.
Meglio non cimentarsi troppo. Usiamo un po' fucile a pompa, che da un po' che non lo usiamo. E mi manca tanto. Oh, avete finito? Mette ansia, oh. Tantissimo. Ok, sacca dardi per balestra. Povero da sparo. Ok, sacchi. Il sacco per i dardi potrebbe tornarci molto molto utile. Sicuramente è qua sotto da qualche parte. E questo, ok. Dopo ci andiamo. Va bene. Scendiamo. Oh, ma non si può aprire nessuna porta praticamente, sono tutte chiuse. Che brutta roba. Dov'è il tizio? 16 metri. È tutto chiuso, ma pure quella. Pure questa è chiusa. Ah, niente. Tocca per forza andare qui. Le procedure di blocco d'emergenza sono attivate. Il blocco si disattiva sintonizzando il comunicatore sulla frequenza corretta. Vale la pena tentare. Beh, non che sia difficile, l'avevamo già fatto. Allora. Ok. Blocco d'emergenza disattivato per il ripristino del collegamento di sistema. Attendere. Attendere. Blocco d'emergenza dell'area ricreativa Appunto, disattivato. attendere. Riavvio del sistema. Attendere un corno. Ok. Beh. È andata. Poteva andar peggio, dai. Diciamoci Blocco d'emergenza la verità. dell'area Pure. di ricerca disattivato. Attendere il riavvio del sistema. Vabbè, l'immortacci vostra, allora. Ok. Vieni, vieni. Blocco d'emergenza del reparto sicurezza disattivato. Attendere il riavvio del sistema. Sì, per ora anche basta, no? Oh, cazzarola! Mortacci di Pippo. Vabbè, è immortale. Oh, muori. Ma chi sei? Sono preso uno spavento. Ce ne siano altri. Devo risparmiare munizioni. Ma di brutto veramente. Riavvio del sistema completato. Blocco d'emergenza disattivato. A posto? Cos'è sto rumore? Non mi è piaciuto molto, devo essere sincero. Ho sentito un rumore molto poco piacevole. Molto poco. No, questa è chiusa, non si può entrare. È bloccata. Niente. Allora, che cavolo fa? L'ho visto molto in slow motion, sinceramente, il nostro amico. Allora, fuce la pompa, ok. Indaga. Ah, sì, la puoi avere da sparo. Ok, perfetto, trovata. Bene. Poi c'è questo. E sta porta non so se si possa aprire, ma dubito visto che
Non me la fa neanche selezionare. Tutto qui, già fatto. Qui non c'è nulla, vero? No. Poi cos'è che abbiamo? Questa porta. Qua non c'è nulla. Proprio neanche mezza cosa. Che devasto. Proprio zero di zero. Ecco, questa è abbastanza inutile come zona, sinceramente. Poteva essere un pelo più utile. Poi abbiamo, vabbè, le scale. Andiamo a vedere un po' tutte le stanze. Ormai che ci siamo, la curiosità è tanta. Ah, la sacca. Buono sapersi. Trovata. Ok, una su tre, ce ne mancano altre due. Un fusibile. Altri pezzi. Tanti pezzi. Ok, e poi. Ma per arrivare dall'altra parte. Ah no, niente, non c'è nulla. Perfetto, niente, non serve. Ok. Andiamo avanti. Che c'è? Fucile a pompa, vabbè, le munizioni possono servire. Però non c'è qui. Non c'è niente qui. Amico. Dobbiamo rompere, ecco, bravo. Questo voleva entrare con il lucchetto, praticamente. Un genio incompreso. Tunnel Cristo, di che accesso puzza. centrali. Ok, sta salvando. Direi che possiamo fermarci qua al momento. Siamo ufficialmente dentro a Midollo, che detta così sembra un po' strano, ma in realtà è il posto in cui siamo. E niente, ragazzi, noi ci becchiamo al prossimo episodio, cioè domani, quindi a domani. Ciao ragazzi!